Riprendendo il discorso dell'avvocato procuratore sportivo, io inviterei qui sul palco l'avvocato Cristiano Novazio, perché oltre a essere avvocato esperto in diritto dello sport e membro del comitato direttivo e docente del Master di diritto sportivo della Bicocca di Milano, mi chiedevo se è vero, come almeno io condivido per quello che conta, quello che diceva il presidente Lotito, cioè che ognuno deve avere il suo ruolo e il ruolo del procuratore è quello di fare il contratto, di aiutare il giocatore nel contratto. E se però è altrettanto vero, che quindi sarebbe l'avvocato poi, insomma i contratti di solito è materia nostra, però è altrettanto vero che serve che il procuratore sportivo aiuti nella crescita, aiuti nella gestione del calciatore anche a livello umano, a livello personale. Allora a questo punto la prima domanda è: l'avvocato può essere procuratore sportivo? Il procuratore sportivo è qualcosa di più, di differente? L'avvocato ha già in sé queste caratteristiche? Come funziona sia a livello ovviamente di esperienza e sia a livello normativo poi o di giurisprudenza anche? Sì, intanto buonasera a tutti, ringrazio il professor Gambino per l'opportunità e il collega Bardacci per l'invito. Il tema dell'avvocato procuratore in effetti è stato analizzato sia dalla regolamentazione sportiva che da quella forense, nel senso che il primo intervento in materia è stato del 2005 del CNF, del Consiglio Nazionale Forense, che ha ripreso sostanzialmente quello che diceva già il regolamento agenti precedente a quello del 2015, che riteneva che l'eccezione a essere iscritti nell'albo degli agenti, no, c'era l'eccezione per gli avvocati e per i parenti del giocatore. Però aggiungeva anche un'altra cosa: l'avvocato sì, può assistere un calciatore o una società nel rispetto però della propria normativa professionale. Quindi il CNF ha ripreso sostanzialmente questa regolamentazione sportiva per dire sì, c'è compatibilità, l'avvocato può fare il procuratore, ma lo può fare sempre rispettando le regole dell'avvocato. E proprio per questo nel 2005 ha sancito il divieto di doppia iscrizione. Quindi l'avvocato doveva decidere se rimanere iscritto all'albo degli avvocati oppure a quello dei procuratori. Questo perché? Perché certamente ci sono dei tratti comuni, parlava il dottor Pianovi della compatibilità, sicuramente sì, l'assistenza, la consulenza legale, però non bisogna dimenticare anche che ci sono tratti incompatibili. Mi viene da pensare all'organizzazione imprenditoriale dell'agente, cosa che non è consentita all'avvocato, piuttosto che il mandato congiunto di cui al nuovo regolamento, che non è consentito all'avvocato difendere due parti, il procacciamento d'affari, se ci pensate, quindi a determinate condizioni il procuratore può contattare il calciatore, cosa che non potrebbe fare un avvocato. Quindi il CNF ha sostanzialmente dichiarato che ferma la possibilità per l'avvocato di fare il procuratore, così come il regolamento agenti prevedeva, lo deve fare però rispettando le regole deontologiche. Naturalmente finché sono delle facoltà previste dal regolamento agenti non vi è un problema, nel senso che l'esercizio imprenditoriale l'avvocato basta che non lo faccia, il divieto di accaparramento di clientela l'avvocato teoricamente non dovrebbe contattare il calciatore, quindi potrebbe farlo senza, diciamo, violare la normativa sua deontologica. Certamente in termini competitivi ha qualcosa in meno. Il vero problema era quando la normativa sportiva imponeva degli obblighi specifici, mi viene da pensare al regolamento del 2010 che prevedeva il mandato su formulari predisposti dalla FIGC, dove c'era il compenso dell'avvocato legato a una percentuale sullo stipendio del giocatore, che ricalca palesemente il patto di quota lite, che sappiamo, credo che siano anche avvocati in sala, essere vietato. Quindi a quel punto l'avvocato doveva decidere: se non utilizzava quei moduli non andava ovviamente incontro alla normativa sportiva, se li utilizzava però violava la sua normativa professionale.
Questo non è senza conseguenze, perché la giurisprudenza della Cassazione ha più volte ricordato, proprio nel caso di avvocati, che l'avvocato che partecipa all'ordinamento sportivo e quindi è interessato a fare quell'attività deve rispettare quelle regole, se no il contratto è nullo. Quindi, non rispettando quelle regole sportive, rischiava di non avere tutela del suo credito. Perché? Perché la Cassazione ha riconosciuto che l'ordinamento sportivo, in quanto autonomo, si è dotato di un sistema di regole fatta proprio per tutelare gli interessi della categoria. E quindi un soggetto esterno come l'avvocato che vuole entrare in questo mondo ha l'obbligo di rispettare quella normativa, se no non può ricevere tutela nemmeno davanti alla giustizia ordinaria. La riforma del 2015, come sappiamo, ha tolto l'albo e ha inserito, come ricordava il Presidente Lotito, il registro dei procuratori sportivi. Questo ovviamente è stata molto importante, questa riforma, perché di fatto ha avvicinato molto l'attività dell'agente con quello del procuratore, cioè la determinazione dei compensi comunque più libera, non si imponeva mandati specifici, quindi l'avvocato poteva anche predisporre un mandato come è abituato a fare. Certamente il regolamento nuovo ha imposto però un nuovo intervento del CNF. Perché? Perché mentre la regolamentazione del 2010 faceva l'eccezione dell'avvocato, il 2015 non citava l'avvocato per nulla. Quindi chiunque intende fare questa attività deve essere registrato nel registro. E quindi da noi avvocati ci si è chiesto, ma anche noi dobbiamo registrarci, anche noi dobbiamo rispettare e depositare i mandati se facciamo quell'attività? Per la FIGC sì, nel senso che proprio perché l'attività della federazione vuole che sia censito tutto quello che succede all'interno, anche l'avvocato dovrebbe iscriversi, non quando fa una consulenza legale ovviamente stragiudiziale, ma nel momento in cui fa quell'attività tipica del procuratore dovrebbe iscriversi a registro. Il CNF non è d'accordo su questo, infatti c'è un contrasto proprio tra opinioni, perché il Consiglio Forense sostiene che se l'attività di procuratore non è riservata per legge a una determinata categoria, come era prima che c'era un albo agenti, ma lo possono fare sostanzialmente chiunque, a maggior ragione lo può fare l'avvocato che è per legge investito di un potere di assistenza legale, e quindi se lo può fare per legge non ha bisogno né di iscriversi e né di depositare i mandati. Certamente bisognerebbe un po' parlarsi in questo senso. Io sono dell'opinione che sia meglio il rapporto agente-avvocato, cioè nel senso vedo bene l'accoppiata, cioè della trattativa fatta da un agente e da un avvocato, perché come dicevi tu è diverso, ci sono dei tratti comuni, ma l'attività non è la stessa. Quindi o lavorano insieme o le due istituzioni si parlano per cercare di regolamentare al limite diversamente la figura dell'avvocato che fa il procuratore, per cercare di consentire di farglielo senza però andare a violare le sue norme. Grazie. Grazie all'avvocato Cristiano Rovazzo. E per approfondire il tema del procuratore e anche del ruolo agente e avvocato, come appunto ha sottolineato adesso l'avvocato Rovazzo, chiamerei qui al tavolo adesso il procuratore Fabrizio Ferrari. Grazie.